Buongiorno ragazze, bentornate in un nuovo vlog. Oggi è giovedì 3 giugno. Io sono pronta e ora usciremo io e Greta. Andiamo al mercato. Però non devo comprare niente, solo le scarpe per Greta. Devo cercare, ma non so se riuscirò a trovarle. Che appunto, magari mi metto a fuoco, che serviranno per il matrimonio. Spero di trovarle perché un casino altrimenti. Quindi adesso noi usciamo e noi ci aggiorniamo tra un po', sperando appunto di riuscire a fare tutto. È un casino, ragazze, è un casino. Sto cercando una bottiglietta per portare l'acqua per Greta, ma mi sa che devo prendere la borraccia. Ragazze, buon pomeriggio. Sono le 5, ora sono in campagna e niente, ho dormito un po' pomeriggio, sono riposata. Ora porto Greta da mia madre e noi andiamo in campagna. Poi oggi non ho ripreso più niente. Comunque poi sono andata al mercato per prendere scarpe a Greta, non ho trovato niente. Poi sono andata a pagare una bolletta, ho fatto altre commissioni. Poi sono tornata a casa. Di cucinare non ho cucinato perché ho riscaldato la pasta di ieri che è rimasta tutta lì. Quindi abbiamo consumato quella. Per stasera non preparo perché Greta mangia da mamma. Qui c'è della pasta fredda che ho fatto l'altro giorno, ci sono le zucchine lesse, quindi non si cucina. E niente, ora vi porto in campagna come comunque. Non so se si vede il colore della tinta. Si vede? Si vede? Non so. Che dà un po' sul viola. Vabbè, comunque, non so se si vede. E ora ragazzi andiamo in campagna. Facciamo tutto e neanche oggi sono riuscita a farvi la lista del pane. Però devo vedere di farvelo assolutamente domani, se no alla fine mi picchiate. E vamos, vamos. Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è giovedì, oggi è venerdì 4, giusto? 4 giugno, sì. E niente, sono le 9:30 del mattino, ho già fatto colazione, mi sono lavata, vestita, ho tolto un po' di cosine di mezzo. Niente, ho svuotato l'asciugatrice, ora devo piegare le rube. Ora queste qui le porto nella stanzetta e poi le vado a piegare dopo. E vado a preparare oggi, devo fare la pasta con il sugo di coniglio. Quindi qui c'è il coniglio. E ora vado a prendere anche una cipolla. Rispondo al telefono e ci sentiamo dopo. Thank you.
Allora, ho finito di montare il vlog, ora me lo stavo solamente riguardando. Prendo la pasta perché la devo svezzare per fare oggi col sugo. Quindi, a posto, ho montato un video, ora metto l'acqua della pasta. Anzi, mi sa che mi voglio dare una pulita alla cucina perché fa veramente schifo, ragazze, perché si è sporcata tantissimo, ora vi faccio vedere. Cioè, ditemi voi dove non è arrivato il sugo, una cosa proprio, ora mi tocca pulire tutto, cioè c'è proprio delirio totale. Sugo pronto, cioè guardate che delizia, mamma santa. Pierangelo stamattina mi ha portato, mi ha raccolto 3 melanzane, cioè sono la seconda, cioè ha raccolto prima una melanzana solamente, e oggi me ne ha portate 3. Allora ragazze, vi mostro un trucchetto. Quando andate a comprare le melanzane, per capire se sono buone, vi spiego come dovete fare. Allora, la melanzana è buona, quindi è dolce, non presenta semi all'interno, quando è lucida è bella scura scura. Guardate questa quanto è lucida, è perfetta praticamente. Guardate, super 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 lucida. E, non è chiara, invece quando inizia a diventare marrone e opaca, quella è amara e presenta semi. E quindi niente, vi ho svelato un altro piccolo piccolo segreto dell'agricoltura. Queste però le andrò a preparare sicuramente domani. Allora, sono le 3:30 e fa caldo. C'è l'aria calda messa. Fa caldo. Saluta amore. Poi ciao ai nostri amici. Ciao. Allora, dicevo, stiamo in macchina. Alla fine non metto più il rossetto, tanto metto la mascherina e non si vede, è inutile che lo metto. Però mi manca non metterlo. Comunque, dicevo, stiamo andando all'Ipercop perché c'è Globo e devo vedere le scarpe per il matrimonio per Greta e poi devo vedere la giarrettiera per la mia amica perché c'è Intimissimi lì, vediamo se trovo qualcosa nei negozi di intimo e poi dobbiamo andare, forse ve l'ho già detto stamattina dove dobbiamo andare oggi, e comunque le mani ancora macchiate delle zucchine di ieri, ragazze, quando le ho raccolte. Non avevo i guanti ieri, ma non vi dico, cioè là oggi ho fatto i servizi, ho le mani screpolate, con la candeggina se ne sarebbe venuto, però siccome ho le mani già tutte screpolate non le ho potute rovinare, tanto piano piano se ne vengono. Se vedevate ieri erano praticamente tutte nere, anzi verdi per le zucchine. Niente, quindi poi Pierangelo deve fare le fotografie alla sposa con l'abito.
fatto, siamo andati all'atelier. Mi vedete? Ok, abbiamo finito. E ora torniamo. Passiamo da mia madre, lasciamo Greta. E andiamo a raccogliere le zucchine. Ovviamente. E niente ragazze, è così oggi. In un attimo, da così a così, pronta per andare in campagna. Si finisce mai, ragazzi? Comunque guardate adesso come si vede il colore dei capelli. Cioè, ora si vede bene. Ora andiamo a lavorare. Sono le 7. Mamma santa, ragazze, una giornata interminabile. Tra l'altro domenica è il compleanno di mia madre e quindi dovrò preparare la torta domani. Mi ha detto non fare niente, non fare niente. C'è già, però io voglio fare la torta. Qui domani devo fare la torta. E voglio fare la torta mimosa, che non ho più fatto poi alla festa della donna, marzo ormai lontano. E allora la farò domani. Quindi la farò con l'ananas, crema chantilly. Domani preparerò la crema, la pan di Spagna. Dovrò fare tutto domani. Domani pomeriggio poi verso le 5 devo andare a fare la denubilato della nostra amica. Intanto vado. Comunque ho girato un po' di video, quindi cercherò di caricarveli sempre. Vediamo un po' se riesco a stare al passo. E ci aggiorniamo dopo. Ora vi saluto, lascio la videocamera a casa e ci vediamo dopo. Ciao.